Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa. Oggi sono ritornato insomma in una zona milanese con una pioggia bestiale. Che cosa è bestiale? Si fa per dire perché semplicemente la pioggia milanese non è, fosse bestiale sarebbe piacevole, non è neanche piacevole. Cosa è successo oggi sui giornali? Beh, insomma, c'è tutto quanto quello che riguarda l'attacco di Macerata. E ovviamente non poteva passare in un solo giorno la questione dell'italiano, diciamo il legofascista o fascio leghista, come si vuole definire, che ha preso a sparare all'impazzata a sei e ha ferito sei immigrati africani. Oggi ritorna sulla vicenda Berlusconi, nel senso che ritorna ieri in un'intervista al TG5 in cui dice che i migranti sono una bomba sociale, 600.000 non hanno diritto a restare e quindi devono essere, secondo il presidente Berlusconi, mandati via. Il cavaliere come Salvini, secondo Repubblica, che ha buon gioco quindi a dire che c'è una componente, diciamo, anti-immigrazione che è nel centrodestra. Non mi sembra che il centrodestra ne faccia mistero. Oggi si segnalo due cose sempre riguardo ai portati politici, a quello che è successo politicamente dopo l'attacco di Macerata. La prima è Sallusti, Boldrini, Grasso e Saviano, come abbiamo notato anche noi a caldo nella zuppa dei giorni scorsi, la potete trovare sul sito nicolaporro.it. Sembra che difendano, non odino i neri, come dice Salvini, ma odiano i bianchi, almeno uno in particolare, Salvini, e fanno di tutto per e attaccarlo. Attaccheranno anche Berlusconi dopo la dichiarazione di ieri, anche se fino a ieri veniva considerato da loro stessi il padre nobile. Difatti non era molto aggiornato Carlo Calenda, bravo ministro dello sviluppo economico, che ha però un difettuccio. È evidentemente il suo, è uno di quelli che riesce a fare il fenomeno perché è sempre là con le mani fuori dalla politica, un po' come facciamo noi giornalisti, cioè è un giornalista che fa il ministro dello sviluppo economico e quindi può parlare della politica dicendo delle cose un po' assurde. Oggi attacca Salvini dicendo che è un ragazzo incompetente. Poi questa parola di ragazzo usato da un ragazzo non riesco a capire se è un dispregiativo o niente. Io lo considererei un vezzeggiativo, ma insomma continua a dire che Salvini è un ragazzo incompetente, a differenza della Le Pen. Non so perché citi la Le Pen, si presenta in commissione. Ha molto del renzismo questa arroganza di Calenda, sono molto simili lui e Renzi e quindi piacciono molto al centrodestra, piacciono a me, mi sono piaciuti. Hanno grandi capacità, però sono veramente due arroganti. È un ragazzo che non ha mai lavorato, dice Calenda, che mi sembra che invece si sia spaccato la schiena, forse in Confindustria più che nelle miniere. E soprattutto, come titolo del Corriere della Sera, è un ragazzo incostituzionale. Cosa voglio dire? Che una persona fisica, nella sua essenza, è incostituzionale, solo Dio lo sa. Ma probabilmente Calenda, che tale si sente, ha ragione. Ma il punto vero di Calenda non è tanto l'attacco a Salvini, che è gratuito. Gliel'ha ispirato la sua amica Bonino, che forse perché proprio si era lamentata con lui, ha detto: fai tanto il fenomeno, perché non ti sei candidato? Cosa che tutti noi ci chiediamo, perché evidentemente se si fosse candidato sarebbe diventato di parte più di quanto lo sia già oggi, che ha questa allure di essere un tecnico prestato alla politica, direi che più che altro un politico. Ma comunque la cosa incredibile è che sarà certamente Salvini un ragazzo incostituzionale, un ragazzo che non ha mai lavorato, un ragazzo incompetente, però forse è un ragazzo che non avrebbe detto la cosa che ha detto Calenda, e cioè che i governi Renzi e Gentiloni, cioè guarda caso quelli a cui lui ha partecipato, sono i migliori degli ultimi 30 anni. Ecco, definire il governo Renzi e Gentiloni i migliori degli ultimi 30 anni, adesso anche all'amico Calenda, che è molto bravo, forse gli è un po' sfuggito il grip dalla mano. Ecco, forse dovrebbe un po' rivedere quello che è successo negli ultimi 70 anni della Repubblica e anche negli ultimi 30 anni, per capire cosa vuol dire governare questo paese o farlo gestire come è stato gestito. Figli sinistri di ricchi, dice Marma, insomma mi interessa relativamente. La seconda notizia della giornata è che hanno beccato lo hater, come si suol dire, l'odiatore della Boldrini, cioè quello che aveva fatto un fotomontaggio in cui c'era una Boldrini, mi sembra, decapitata con un fiotto di sangue, quindi una cosa disgustosa, è una cosa che ovviamente tutti quanti hanno condannato. Il punto fondamentale è che quando la Boldrini
Quando la Boldrini viene attaccata, la polizia immediatamente si mette sugli attenti e subito trovano haters. Sembra come quella polemica che fecero per il picchetto della D'Urso qui alla questura di Milano, cioè tutti al picchetto della D'Urso, e ovviamente gli fecero un mazzo così a quelli che ordinano il picchetto: ma perché fate il picchetto per la D'Urso? Ma chi è la D'Urso? Beh sì, la Boldrini è certo la terza carica dello Stato, ma per quale motivo quando la Boldrini ha un suo odiatore il giorno dopo viene pizzicato? Va benissimo, però dateci, soprattutto se lei è presidente o della seconda, terza carica dello Stato, e soprattutto fa parte di un partito che sia Liberi, va bene, e Uguali. Ma secondo lei siete veramente uguali? Le donne, come ricorda oggi il giornale, che sono state stalkizzate e i cui mariti le hanno uccise oppure le hanno continuate a stalkizzare e le hanno ferite, secondo voi la polizia è andata il giorno dopo a beccarli? O per la Boldrini? Diciamolo francamente, per la Boldrini tutto gli si può dire tranne che Liberi Uguali. L'ipocrisia di Liberi Uguali, un cazzo di Liberi Uguali. La Boldrini non è uguale a nessuno. Avete presente? Sto facendo una citazione storica, non voglio nessuno che mi interpreti male, ma avete presente la fattoria degli animali? L'avete presente? Chi comanda nella fattoria degli animali? Beh, non lo dico perché sennò voglio essere. Ecco, quelli erano più uguali degli altri. Ecco, la Boldrini è più uguale degli altri. Quello che gli fa l'haters è un cretino. È un cretino totale. Ma l'idea che lei sia uguale agli altri, beh, questo fatemelo dire, non è. Chi è la persona più disuguale che esista oggi in Italia? La Boldrini, va bene? Per la quale se gli fanno qualcosa arriva le valangate di polizia che, sapete a me quante volte mi hanno minacciato di morte? Tantissime, tantissime. Ho mai avuto uno dei miei haters che è stato preso? Mai, mai, ovviamente. Va bene? Comunque, liberi e uguali, ma non diciamo stupidaggini. Nel frattempo, molto buono il pezzo oggi per chi è interessato a questioni tecniche sulla malattia dell'IRPEF. L'IRPEF fu introdotta nel 1973 e addirittura nel 1973 l'IRPEF, l'ho letto, aveva 32 scaglioni, cioè diversi aliquote fiscali. Si partiva dal 10% e si finiva al 72%. Mi sembra se sopra 500 milioni di lire guadagnate nel 73 si pagava il 72%. Guardate che bella riforma di merda che fecero nel 73, in piena epoca social cattocomunista. Beh, insomma, questo IRPEF a 50 anni, 60 anni di distanza, quanti anni sono passati di distanza, comunque ha molte crepe. Il Sole 24 Ore non ama la flat tax, ovviamente, perché la flat tax per le imprese già ce l'ha, ma per le persone fisiche non ci sono. C'è sempre questa puzzetta sotto il naso dei giornalisti del Sole 24 Ore, no? Che devono essere progressisti di sinistra, se no, cavolo, vengono pagati già dai padroni, poi se sono pure di destra, che schifezza. Comunque, il Sole 24 Ore, in un pezzo oggi interessante di Salvatore Padura, che cosa ci racconta? Ci racconta una cosa di molto divertente: come l'IRPEF non ha una progressività fatta malissimo, le aliquote marginali effettive sono molto più alte delle aliquote nominali, cioè alla fine vai a pagare più di quello che c'è scritto sulla carta, vi è una giungla di detrazione, di oneri, lo sappiamo benissimo, gli oneri, le oneri detraibili, le detrazioni, come sono fatte e che casino comportano. Ci sono molti redditi che sono tassati fuori dall'IRPEF e sfuggono completamente alla progressività. Secondo il Sole 24 Ore sono 15 miliardi di euro, quanto per esempio uno incassa dagli affitti con la cedolare secca, cioè una flat tax, quanto uno incassa dalle rendite finanziarie, cioè della borsa, cioè una flat tax al 26%. Insomma, ci sono moltissime redditi che sfuggono all'IRPEF. E poi c'è il casino degli 80 euro, che vi fa capire come oggi io, se do un premio con le aliquote fiscali di 80 euro per ridurre il cuneo fiscale, poi salgo di aliquota e quindi creo casino. Come tutti sanno, se alla fine dell'anno guadagnano più di quello che era il tetto necessario per godere del beneficio, e infine il fatto che gli incapienti, cioè quelli che non hanno una lira, non hanno alcuna detrazione fiscale, perché non avendo reddito tassato non possono togliere dalle tasse quello che non pagano. Insomma, un gran casino, per dire che la conclusione finale di questa malattia dell'IRPEF per una persona normale sarebbe ipotizzare la flat tax, non per il Sole 24 Ore, ovviamente. È morta, un piccolo saluto mi viene da farlo perché fa parte della nostra infanzia, perché quello è il film del 1981 che la mia generazione bianco, rosso e verdone ha visto in tutti i modi. Beh, io la cito spesso nei miei pezzi, anche alcune zuppe. Irina, la ragazza russa che è malata di leucemia, tra l'altro, da quando aveva 28 anni, recitò Magda, la moglie di Furio, in bianco, rosso e verdone. Vi ricorderete, Furio è diventato una specie di archetipo del rompiballe che chiama all'ACI per chiedere com'è il tempo nell'autostrada che deve fare per andare a Roma. Muore Irina con questi
i suoi straordinari occhi celesti. Quindi riposi in pace una giovane, non più giovane, attrice che ci ha ricordato uno degli aspetti più divertenti della nostra infanzia. Ultimo pezzo serio, quello di Facebook, che lo fa il Wall Street Journal oggi, è molto interessante l'analisi su Facebook, perché a dispetto di quanto dicono tutti, per esempio George Soros, che è preoccupatissimo del potere di Facebook, è andato a Davos tra i miliardari dicendo dobbiamo fare qualcosa contro il potere di Facebook. Beh, l'analisi del Wall Street Journal oggi è molto interessante perché dice Facebook è impressionante quanto pubblico ha, 2,14 miliardi di persone almeno una volta al mese usano Facebook, ma attenzione perché è plafonato, più di questo sarà molto difficile che lui possa fare. E siccome nella tecnologia il mantra è crescere, 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 beh, Facebook forse ha finito quella parabola di crescita e oggi potrebbe diminuire. Vale 554 miliardi di dollari in borsa, praticamente quanto vale tutta la borsa italiana, quindi straordinario la sua crescita fino ad oggi, ma il Wall Street Journal dice attenzione perché non può più crescere in Cina perché hanno il loro social network, non può crescere in Russia dove hanno il loro social network, può crescere in India, Giappone e Africa, dove i revenue, le entrate da pubblicità non saranno così copiose come ci si attende. Quindi invece di pensare di rompere il monopolio di Facebook, immaginiamo che forse la crescita di Facebook è destinata un po' a diminuire. Boh, comunque il tema è molto interessante, sapete che io di social network e di nuove tecnologie sono appassionato e quindi su quest'ultima considerazione, molto più interessante rispetto alle minchiate sugli haters e sulle diciamo incompetenze di Salvini, io su questo vi do appuntamento questa sera a 105 Matrix, come sempre. No, Lucia, troppa libertà con Facebook? La libertà non è mai troppa, secondo me. Mi spiace, ma è un punto di vista molto personale. Qua sulla zuppa poi me ne prendo talmente tante che mi diverte molto alimentare anche un po' di critiche nei confronti degli stessi social network che mi permettono di essere libero. Un altro quindi saluto, appuntamento più tardi, condividete se vi è piaciuta questa zuppa. Ciao!